hanno, diciamo, restaurato il cancello mettendo le fiaccole con la fiamma verso il basso per, diciamo, maledire Colui che l'aveva colui che ordinato. aveva. Abbiamo qui con noi Giuseppe Solazzo, Ciao. che lavora al custode, diciamo, del cimitero di Candela, e ci racconterà appunto questa leggenda. Partiamo dal presupposto che questo cancello è stato fatto nel 1896, E lo come potete dimostra, ecco vedere. qua, quella che vedete, la mia ombra non è un fantasma, visto che siamo al cimitero. Volevo solo precisare. Andiamo avanti. Si diceva che nel 1902, quando ci fu l'eccidio di Candela, Dove persero la vita dove persero la otto vita otto persone, persone braccianti a causa, agricoli. diciamo, di uno sciopero fatto dagli agricoltori, Sì, dei insomma, carabinieri spararono sulla spararono folla, sui sulla contadini, e gente, uccisero otto persone, sì. uccisero otto persone Diciamo e... che ci fu un proprietario terriero che volle restaurare a sue spese questo Sì, questo cancello. cancello si dice, Si non ne narra. siamo sicuri. E infatti vediamo qui delle fiaccole con le fiamme rivolte verso il basso. Hanno, diciamo, restaurato il cancello mettendo le fiaccole con la fiamma verso il basso per, diciamo, maledire Colui che l'aveva colui che ordinato. aveva, che, diciamo, aveva causato l'eccidio di Candela. E Cioè quindi, uno diciamo dei complici, un sì, proprietario un terriero proprietario che terriero che era era stato complice in un certo senso sì. in un certo senso dell'eccidio. In realtà nella mitologia le fiaccole rivolte verso il basso simboleggiano la morte, cioè quindi la fine della vita. No, E... non è una maledizione. Essendo in un cimitero è più che normale che ci siano delle fiaccole Sì, rivolte verso il sì. basso, poiché appunto rappresenta il termine della vita, quindi il sopraggiungere della Ovviamente se morte. qualcuno sa di più può Se qualcuno scrivere sa di nei più commenti. può scrivere, può commentare.